torna a Leofara La notte delle paure e torna la suggestiva esperienza di teatro-spettacolo nel cuore dei Monti della Laga. Dal 6 al 9 agosto, con la regia di Gianluca Bondi, psicoterapeuta bioenergetico che utilizza il teatro come mezzo di espressione e terapia, in scena lo spettacolo Alice nel Paese delle Meraviglie. Valorizzare un testo che ha 150 anni adesso, diciamo, dalla pubblicazione, e ci andava di celebrarlo in questo modo, ecco, questo in mezzo al bosco dove lei va, poi dove Alice va, dove va a conoscersi, a vedere se stessa, sempre a, però in modo meraviglia, con la meraviglia, cioè con la curiosità, si va a conoscere con un approccio, diciamo, resiliente, di risorsa, cioè lei va con uno sguardo bambino ma anche curioso, appunto, di sorpresa. Questo spettacolo nasce per l'appunto da un seminario che dura 10 giorni. Abbiamo circa 33 componenti tra musicisti, attori, sia semiprofessionisti che amatoriali. Lo spettacolo è per lo più dopo il percorso di trekking, lo spettacolo è dislocato in diverse stazioni all'interno del bosco oppure dei sentieri. La notte delle paure fa parte di un ricco, diciamo, programma di manifestazioni del comune di Valle Castellana. Noi iniziamo adesso con questa manifestazione, seguiranno anche delle manifestazioni enogastronomiche durante l'estate, per poi concludere tutto il percorso con le note che voi conoscete, feste delle castagne che noi facciamo per la Castellana. Il teatro si svolge in siti inusuali per il teatro, perché sono posti abbandonati, paesi completamente spopolati, case di pietre, di roccate immerse tra vegetazione e greggi. Noi vogliamo a tutti i costi far conoscere questi posti al resto del pubblico, perché sono paesi favolosi, incorniciati dai Monti della Laga, e vogliamo oltretutto mantenere attiva la tradizione culturale e sociale di questi popoli.